Il libro I rituali della fattucchieria è il mio primo libro che è stato pubblicato da Aradia Edizioni, già nota per saggi e manuali sulla magia, l'occulto e l'esoterismo. Questo testo nasce in buona parte grazie a degli appunti raccolti anni fa sotto dettatura da parte dello spirito di una fattucchiera della Sila di nome Zita, una maledicaria, ovvero il corrispondente della benedicaria. E benedicaria, che significa via della benedizione, si trovano in tutta Italia, in particolare nel meridione e la Sicilia. Le varie tradizioni inerenti alla figura della benedicaria sono relazionate quasi esclusivamente con la guarigione, la purificazione, la spiritualità e la devozione religiosa. Queste tradizioni sono quasi esclusivamente orali. In gran segreto e parallelamente alle benedicaria è esistita e esiste ancora oggi la figura della maledicaria, che a prescindere dal nome non opera sempre aggressivamente, ma fa ricorso per i suoi scopi non ai santi, bensì al suo potere innato, naturale e sessuale. Zita è lo spirito di una strega originaria dei monti della Sila, che entrò in contatto medianico con me diversi anni fa. Janara è un appellativo tipico del sud per indicare le streghe. Le streghe sono coloro che hanno la capacità di mutare in animali notturni il proprio corpo nel sogno, causando così risorgenze ataviche di poteri arcani in se stesse. Zita fu la settima figlia di sette figlie femmine consecutive e, secondo la tradizione, destinata alla stregoneria, come poi realmente avvenne. Ella manifestò, dopo i 15 anni, il potere dei legamenti e dei sortilegi. Su consiglio di una comare, fu portata da un vecchio magiaro per perfezionare le sue doti. Dal vecchio magiaro, Zita apprese molti segreti, sia per le guarigioni, sia per effettuare fatture che scioglierle. Imparò a fare abitini, unguenti, polveri, decotti, segnature e rimozione di mali cancerosi tramite un coltello e un po' di spago. Imparò le fatture d'amore e la composizione dei filtri, nonché alcuni procedimenti che potevano causare sofferenza, malattia e anche morte. Il vecchio la iniziò collocando a terra un cerchio di ferro con la ragazza nuda all'interno e con un rosario in mano. Zita scoprì presto di essere una strega, ebbe dei segni e imparò da sola a svolgere dei sortilegi, e ad esempio come preparare un filtro per l'amore
estraendosi il sangue dal seno, e poi mischiandolo con una ciocca dei suoi capelli. Il tutto poi avvolto e posto a seccare in un forno. L'uso del sangue è molto impiegato nel sud del meridione. Non rimane che attendere la preparazione del filtro. Gianara imparò anche altri sortilegi, tipo l'utilizzo del gatto da scagliare contro i suoi nemici o coloro che le avevano commesso dei torti. Poi svolgeva i suoi sortilegi d'amore. Impiegando il suo corpo astrale.